Vamos Orgulis ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Pensavamo fosse finita stasera. Ci eravamo scordati un castello piccolo, un po' dimesso. Sta tipo nell'angolo più est- è al centro di Westeros. È il castello dove sta il trono di spade, il castello del re. Non abbiamo parlato, ne parliamo oggi. Oggi parliamo della Fortezza Rossa. Finalmente è arrivato il momento di chiudere praticamente questa serie, penso che non rimanga altro se non il castello del re. La Fortezza Rossa è tra l'altro uno dei castelli più recenti, in realtà è per questo abbiamo aspettato, perché lui è venuto molto tempo dopo, risale ai tempi della conquista di Aegon ovviamente. È più recente di Arrenal, perché sì. Arrenal stava già bello che è finito quando è arrivato Aegon. Era giusto appena finito quando è arrivato Aegon, invece... Questo castello è nato intorno al primo fortino che Aegon ha fatto creare lì nella baia delle Acque Nere, che originariamente era semplicemente in legno, intorno al quale poi si è sviluppato quello che diventerà poi a Prudo del Re la capitale. Però ad un certo punto Aegon ha detto: ok, sì, bello il fortino in legno, no, però non è adatto. No, tra l'altro a Prudo del Re era una schifezza, e lo è stato per un sacco di tempo anche dopo l'edificazione della Fortezza Rossa. Però Aegon decise a un certo punto che effettivamente il fortino andava sostituito con un vero castello degno di un re, santo cielo, e affidò a sua sorella Visenya, tanto per cambiare, il dovere di dover costruire questa fortezza, che però in realtà inizia a essere costruita e non finisce durante il regno di Aegon, e che prenderà il nome di Fortezza Rossa perché i mattoni che vengono utilizzati sono proprio in pietra rossa, quindi assumerà questo colore molto particolare. La costruzione andrà avanti per anni sotto i regni dei figli di Aegon il Conquistatore, in particolare Maegor, che con le sue idee da grande statista qual era ha messo la firma proprio sulla Fortezza Rossa, ed è grazie a lui per esempio che il castello è pieno di cunicoli e passaggi segreti che originariamente erano stati previsti come vie di fuga per il re, dove doveva conoscere solo Maegor, che poteva scappare in caso di invasione nemica. Poi però Maegor fa costruire quella che è letteralmente una fortezza nella fortezza, quello che passerà alla storia come il fortino di Maegor, separato da tutto il resto del complesso da mura, fossato, cancello, quindi è completamente distaccato e... l'ultima speranza del re, in pratica, in caso d'assedio è proprio l'ultimo punto di difesa. Tra l'altro qui non ci sono passaggi segreti perché Maegor, capendo che prima o poi qualcuno avrebbe scoperto quei passaggi segreti, non desiderava, virgolettato, ratti nei muri. E poi sempre Maegor, il crudele, giustamente, si è dedicato a progettare i dungeon dei prigionieri, che sono su più livelli, vanno sottoterra, diventano peggiori via via, perché sopra ci sono delle stanze anche decenti per ovviamente i prigionieri di guerra di alto lignaggio, poi via via le stanze diventano più piccole, più buie, più strette, fino alle famose celle nere che si trovano al terzo livello, che sono piccolissime, freddissime, non c'è luce, non c'è neanche il letto e neanche un secchio per fare i bisogni, sono terribili. E non sono neanche l'ultimo livello. Poi pensate che Impel Down finisce al terzo livello. Che cosa ho tirato fuori oggi, mio Dio. Una delle ultime cose che ho letto, tra l'altro, di One Piece. C'è un quarto livello, innominato, terribile, oscuro e misterioso, perché in questo livello non è che ci stanno proprio delle celle dove le persone stanno, no, questa è la sala delle torture, ci sono proprio le celle adibite a torture. Le, tra virgolette, vediamo quando Varys accompagna fuori Tyrion e passano per l'appunto da questo livello. Varys consiglia a Tyrion di non accendere la torcia, non guardare nulla, perché quello che potrebbe vedere non è adatto ai bambini più piccoli di 92 anni. Probabilmente là ci sono le lingue tagliate proprio ai bambini di Varys. Perché ci dovrebbero essere le lingue dei bambini di Varys in questo sottofondo del sottofondo? Perché allora, le celle nere negli ultimi anni sono state gestite da tale Rugen, che è un uomo abbastanza sociale, sta sempre distante dagli altri, puzza, è brutto, è antipatico, è Varys. Per 10 anni Varys ha interpretato questo ruolo travestendosi. Si è messo la parrucca, la barba finta, i vestiti sporchi per tenere le persone lontane. E quindi io a tutti quelli che dicono no, Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, no, date 10 Oscar a Varys che per anni ha interpretato questo ruolo e nessuno l'ha sgamato. Varys, best attore ever.
Adesso incominciano una sequela di dati che in teoria dovreste conoscere, perché tra un video e un altro ne abbiamo anche parlato. Se vi ricordate il video su Maegor, nel 45 dopo la conquista effettivamente i lavori della fortezza vengono completati e Maegor, dai, festeggiamo, riunisce tutti quanti gli operai, gli architetti, gli ingegneri e li ammazza tutti, perché nessun altro deve sapere i segreti della fortezza tranne lui. Che bravo re, che Maegor ci manca tantissimo. Quando c'era lui, i cavalli arrivavano in orario. Vabbè, ha fatto anche cose positive come la fortezza rossa. Sì. Ovviamente il luogo più iconico del castello non può che essere la Sala Grande, dove c'è il trono di spade, l'immenso trono di spade, molto più grande della versione televisiva, da cui parte un altrettanto grande tappeto che parte proprio dal trono, scende tutti gli scalini e arriva fino alla porta, che è in quercia e bronzo ed è direttamente all'esterno. E questa è una sala gigantesca, può ospitare migliaia di persone e molto spesso viene adattata alle circostanze e si trasforma, diventa altro. È perché effettivamente, come abbiamo visto durante le nozze viola, può essere anche adibita per esempio a sala da pranzo per i grandissimi eventi. Qui si è tenuto anche il processo di Tyrion, quindi diventa anche aula di tribunale. Qui si può anche riunire il concilio ristretto in occasioni molto molto particolari, tra l'altro con il re proprio sul trono, quindi ha tutto un altro significato, ma anche prima di avere il re sul trono ha tutto un altro significato, volendo essere onesti. In teoria la sala era adibita, era decorata meglio con i teschi dei draghi Targaryen, ma poi quando Robert divenne re doveva cancellare un attimino la presenza Targaryen, ha fatto rimuovere questi teschi in favore di stendardi rappresentanti scene di caccia. E inoltre alle spalle del trono c'è la porta del re, che è un'uscita dalla sala unica ed esclusiva del re di turno. C'è da dire che nonostante gli sforzi di Robert di cancellare la presenza Targaryen, ovviamente questo è un castello costruito da loro, quindi qualche traccia è rimasta. Per esempio, nella sala del concilio ristretto, che a differenza della serie non si trova dietro il trono, appunto, ma in un edificio separato, appena entrate trovate delle sfingi valiriane, quindi c'è ancora la presenza di Valiria in questo castello. Tra l'altro la sala del concilio ristretto è molto ricca, è piena di gingilli vari provenienti da tutte le città libere. Poi ci sono altri edifici importantissimi, come ne abbiamo già parlato, la Torre della Spada Bianca, che effettivamente dà gli alloggi a tutti quanti i membri della Guardia Reale, ma ne abbiamo parlato per l'appunto nel video della Guardia Reale. Poi effettivamente c'è la Torre del Primo Cavaliere del Re, che però non ci interessa più, perché Cersei, in un delirio di paranoia, l'ha fatta completamente radere al suolo dall'alto fuoco, perché aveva paura che Tyrion ne fosse ancora lì nascosto nelle pareti, quindi l'ha fatta abbattere. Salutiamo la Torre del Re, che ci manca tanto e che ci segue sempre all'oltretomba degli edifici. E ovviamente ci sono tutta una serie di altri edifici più piccoli, meno importanti, ci sono le stalle, ci sono le cucine, ci sono gli alloggi anche dei membri della guardia cittadina, le cappe dorate, però diciamo gli edifici più importanti li abbiamo visti, quindi magari chiudiamo il video all'aperto, perché in realtà ci sono un sacco di spazi aperti nella Fortezza Rossa, giardini vari, tra cui per esempio un giardino piccolino, tutto curato dalla principessa Myrcella, che di per sé deve essere bellino, ma soprattutto c'è il Parco degli Dei, c'è il Giardino degli Dei, che è un posto della fortezza molto particolare. Non è enorme, non è gigantesco, però è l'unico punto del castello che non ha edifici, mura, rocce abbastanza grandi dietro cui nascondersi, neanche vegetazione tanto alta dietro cui nascondersi. Questo è l'unico punto in cui si può parlare senza avere paura che c'è un bambinetto di Varys a spiarti. Ne sanno qualcosa Sansa e Ser Dontos. Tra l'altro un giardino degli dei molto bello, perché poi si affaccia direttamente sul mare, pieno di piante, ma manca di un albero diga, perché c'è un albero del cuore, ma è una semplice quercia, senza neanche un albero, un volto intagliato, quindi è una versione taroccata degli alberi del cuore. Però come particolarità ci sono questi fiori bellissimi che si chiamano Respiro del Drago, per via del loro colore rosso intenso, che valeva la pena citare solo per il nome, che si chiamano Respiro di Drago. Respiro del Drago. Solo per questo sono fighi. Tra l'altro è comunque un giardino delle idee con una nota di rosso molto particolare, come quella di un albero diga classico. Però con riferimento agli alberi. Sì, perché lì il rosso è dovuto alla linfa degli alberi, qui invece è dovuto al Respiro di Drago. È molto figo.
E niente, questo è un castello che conosciamo perfettamente perché vari personaggi POV vivono, possiamo parlare anche di quanti scalini ha la Torre X, però le cose più importanti le abbiamo dette, non vale la pena soffermarci più di tanto. Se tutto va bene, lo esploreremo insieme nella ricostruzione fatta su buon Minecraft di questo castello il prossimo venerdì. Ora stiamo facendo un po' di programmazione, di solito quando programmiamo con un mese di anticipo va tutto male, ma in teoria venerdì faremo una seconda live su Westeroscraft e vedremo quanto è accurata la loro ricostruzione rispetto a quello che abbiamo visto in questo video. E quanto farà esplodere il mio computer anche questa volta, però insomma. Anche perché poi c'è tutta la città intorno, quindi è ancora più grande come mappa. No, è più che altro il problema, sai qual è? Che OBS è tanto pesante, quindi OBS appesantisce il computer, che normalmente lo farebbe girare con tutti quanti gli effetti fatti per bene, però poi la CPU va a donnino. Però in un modo o nell'altro, come abbiamo visto Grande Inverno, se non avete visto quella live recuperatela. Vedremo di fare anche la Fortezza Rossa. Sì. Quindi grazie a tutti per averci seguito, grazie in particolare ai nostri sponsor, principalmente i nostri Patreon, di cui trovate qui i nomi, che stanno aumentando sempre di più e ci fa molto piacere perché grazie a loro che possiamo anche portare più contenuti sul canale, possiamo migliorare la nostra strumentazione. Se smettiamo di sprecare soldi per i microfoni che non danno i risultati che speriamo, forse mi posso comprare un computer che regga tutto. E fare cose ancora più grandi, ancora più fighe. E ringraziamo anche Pumpling, che è il nostro primo sponsor e ultimamente ci ha permesso tramite i vostri acquisti di cercare di trovare una soluzione ai microfoni, speriamo bene. Col codice sconto STANNIS avrete il 20% di sconto su tutte le magliette, le felpe, le canotte, i coprimascherine, le scarpe che trovate sul catalogo, sul carrello meglio, che avrete accumulato nel catalogo di questo sito. 20% di sconto riutilizzabile, quindi non solo obbligato a un solo utilizzo. Dateci sotto, mi raccomando, anche per sostenere il canale. Poi è estate, adesso arriva l'estate, magliette, vai, su! Quindi seguiteci anche sui social, trovate tutti i link in descrizione, anche per seguire tutte le varie notizie che arrivano da set vari del mondo. Guardo Eris. Che no, questo video esce a fine mese, no? Sì, magari sarà uscita la notizia della vita vera. È uscita la prima puntata di House of the Dragon. Così, a buffo, liccata.